Maestro Bittetti è a Parma per un camp di jiu-jitsu, come sta andando? Sta andando molto bene il camp, grazie a Marco Baratti. As pessoas são muito gratificantes, gostam muito do que eu explico. Eu aprendo muito com elas e elas aprendem muito comigo. É uma troca de informação. E tem o meu ajudante André Botino, que é faixa preta de judô e jiu-jitsu, que sempre me ajuda. E todos os países que eu visitei, Itália, eu me sinto em casa. E o professor daqui é muito bom, porque as pessoas que eu mostro as posições pegam muito rápido. Todo mundo tá quente, todo mundo tá quente. Si parla molto di MMA, c'è un legame tra MMA e jiu-jitsu? Com certeza, o jiu-jitsu 70%, o resto é 30%. O jiu-jitsu tem que aprender. Se você não souber jiu-jitsu, você não pode lutar MMA. Você tem que começar na base até se tornar um casca grossa para poder fazer uma luta profissional. E você tem que treinar isso. Você tem que treinar o jiu-jitsu primeiro para depois você partir para o MMA. Esse é o segredo. Itália. Un grande maestro qua a Parma, è stato qua per una settimana. Quali sono state le tue impressioni di questo maestro? E se hai imparato qualcosa di nuovo, se è stato utile per la nostra accademia? Beh, ho imparato qualcosa di nuovo, assolutamente sì. Era venuto qua l'anno scorso e quando viene un grande maestro così, con questa grande esperienza come a lui, c'è sempre qualcosa da imparare. E direi che il suo jiu-jitsu, come le sue tecniche di MMA, sono tanto semplici quanto efficaci. Ringrazio anche Marco, che grazie a lui è già la seconda volta che questo maestro riesce a venire qua da noi. Senza dubbio, cioè, il nome dice già tutto. Bittetti è una leggenda del panorama del jiu-jitsu internazionale e anche soprattutto del Vale Tudo, perché conosciamo tutti il Bittetti Combat Festival in Brasile, che è un evento sportivo di risonanza mondiale. Cioè, come se qui in Italia venisse a fare uno stage Maradona. Cioè, penso che anche i bambini verrebbero. Per me questa era la prima volta che partecipavo a un camp e abbiamo fatto varie lezioni con kimono e per me era la prima volta. E poi queste ultime lezioni qua stiamo imparando alcune tecniche per l'MMA, che diciamo è il campo in cui mi vorrei specializzare, e secondo me è stata un'esperienza molto formativa e utile. Beh, un'occasione unica, un ex campione UFC, campione mondiale di jiu-jitsu, che ci dedica una settimana di tempo coprendo argomenti che sono all'ordine del giorno in qualche modo per quanto concerne la lotta, ma specificamente in un'ottica sì di autodifesa con riferimenti sportivi, il massimo, cioè non c'è un altro modo di dirlo. E poi sono divertenti, un'occasione per rispolverare un po' di brasiliano, bello, 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 voto 10. Grazie. A Mauri Bittetti a Parma per una settimana.
Beh sì, certo che è stata una grande emozione avere un grande maestro come Amaury Bittetti a Parma. Tutti gli esperti, diciamo, tutti quelli che sono del settore, anche senza essere esperti, sanno benissimo chi è Amaury Bittetti, un fighter dell'UFC, il top mondiale dell'MMA, un grandissimo campione mondiale di Brazilian Jiu-Jitsu. Stiamo parlando di un maestro che insegna ai grandi campioni dell'UFC e ai grandi campioni del Brazilian Jiu-Jitsu, ed è qui a Parma. Doveva essere per una settimana, invece si è fermato 2 settimane, anche per il buon rapporto che abbiamo instaurato, per la voglia di collaborare e tanti ragazzi che vogliono apprendere, e questo chiaramente denota l'altissimo livello del lavoro che stiamo facendo, sia come Brazilian Jiu-Jitsu sia che come MMA. Sei? Il suo? Osso.